Comune di Cogullo, il sindaco Sandro Chiocchio. Oggi è una giornata importantissima per Cogullo perché la festa dei Serpari è un rito antichissimo, è anche un'occasione per far venire tante persone a scoprire il nostro territorio. È famosa nel mondo, si incontrano sempre anche turisti stranieri, ma anche molti documentaristi. L'organizzazione ormai dopo anni è capillare, anche perché insomma è tanta la gente che raggiunge il posto, anche con i treni, 8 treni speciali. Oggi l'unica cosa che può aver dato un po' fastidio è la pioggia, però in realtà io ho visto che comunque non si demorde, ci si mette addosso anche un pezzo di plastica e a Cogullo ci si arriva. Sindaco, secondo lei perché? Allora, certamente perché c'è un attaccamento forte non solo dei cogullesi a questa festa, ma di tutti coloro che annualmente vengono a ritrovarci, vengono a rendere onore al nostro santo, perché è un'atmosfera particolare, un'atmosfera che unisce il mondo naturale a quello umano in un modo che altrove non si trova, insomma. Quindi annualmente vedi sempre più gente, ma vedi sempre anche le stesse persone che ritornano, perché vengono avvolti da questa atmosfera che li riporta qui tutti gli anni. Abbiamo visto anche che questa è stata chiamata anche ecofesta in un certo senso, perché i serpenti sono comunque tenuti con cura, ci sono fuori i carabinieri del CITES, tra l'altro, che vigilano su tutto questo e poi vengono rimessi in libertà. Ed è anche un modo per monitorare i serpenti, per monitorare la presenza sul territorio, perché sono anche indicativi della salute del territorio. Su questo aspetto credo che negli ultimi anni si sia fatto molto. Sì, perché Cogullo è la patria, diciamo, del serpente, ovviamente nel connubio con San Domenico, no? Però è il luogo dove chiunque approccia il serpente in un modo positivo. Quindi certamente chi viene qua capisce che il serpente è un animale da preservare, un animale che ovviamente ha la sua funzione nell'ecosistema e che va tutelato. Oltretutto il cervone è specie in via di estinzione, per cui noi abbiamo avviato già da ormai circa 12 anni un progetto di conservazione della specie, per cui ogni anno i serpenti catturati vengono monitorati, vengono analizzati con tamponi salivari. E ne viene valutato sostanzialmente come la variazione, la mutazione dell'habitat influisce sulla salute, in modo tale che qualora ci si dovesse accorgere che l'habitat sta mutando per qualche motivo o per i vari problemi ambientali che oggi sono sotto gli occhi di tutti, e capiremmo subito come riuscire a preservare l'habitat per tutelare la specie. Il serparo di professione, e chiedo a Diego Martelli di inquadrare il suo badge, diciamo così, della Prologo di Cogullo. Perché innanzitutto vi volete distinguere? Io sono venuta tanti anni fa, non c'era il badge a tracollo. Allora, il badge prima viene usato per riconoscere i serpari, perché già è successo un caso che un serpente viene preso dalla statua da una persona che non risale a noi ed è stata portata via, ma siamo riusciti a ribeccarlo e bloccarlo. Quindi si è iniziato a usare il badge. E io qualche anno fa, più volte sono venuta a Cogullo e ho avuto modo di conoscere questi signori che, devo dire, ancora una volta voglio sfatare il mito, non sono viscidi come si dice, No, loro sono hanno le sono, squame si hanno le più squame, ma non sono, non so, si ha l'idea che siano come delle anguille, in realtà, ciao, vuoi parlare, vuoi dire qualcosa? Ti sono piaciuta? Meno male. Tu ti chiami? Io sono Gianluca. Gianluca, e da quanto tempo sei serpato? Da quando avevo 6 anni, mio padre me l'ha passata come tradizione, pure a mia sorella, facciamo pure noi ora, prendiamo i serpenti e veniamo a San Domenico. Quanti anni hai? 16. Ah beh, quindi insomma è già una bella esperienza. Si attendeva con grande ansia, insomma, erano dopo gli anni della pandemia, il rinnovo di questa tradizione. Ed è davvero stupefacente vedere come, nonostante la pioggia battente dall'inizio del mattino flagelli tutta la regione, qui ci siano migliaia e migliaia di persone che con devozione, con attenzione, con curiosità anche stanno partecipando a questo rito, stanno prendendo l'acqua e il freddo, ma vogliono partecipare e rinnovare questa millenaria tradizione che noi abbiamo il dovere di conservare, tutelare e tramandare anche per i posteri.